amici, benvenuti in questa nuova puntata di Yalla Italia con me, ma oggi vogliamo imparare come chiamare qualcuno al telefono nel mondo arabo o una persona araba, come chiedere di parlare con lui e lasciare un messaggio e sapere tutto quello della chiamata, come si dice numero occupato, attende in linea e così via in arabo. Iniziamo! Allora, prima di chiamare qualcuno ci serve un numero di telefono. Prima ci serve anche il telefono. Telefono in arabo si dice hatif. Numero di telefono, raqm hatif. Quindi ci serve il hatif e ci serve raqm hatif. Raqm hatif. Chiamiamo alu, non pronto, alu. Marhaban, buongiorno. Vorrei parlare con... Uridu an atakallam ma. Uridu, vorrei, an atakallam, parlare, ma vuol dire con. Uridu an atakallam ma. Si può anche chiedere in un'altra maniera. C'è Muhammad? C'è Muhammad, ad esempio? Allora si può dire in due maniere. Hal Muhammad mawjud? Hal Muhammad mawjud? Vuol dire, Ale è una domanda, Muhammad, mawjud vuol dire presente, quindi presente Muhammad, c'è Muhammad, al Muhammad mawjud. Possiamo anche farla in un'altra maniera, al yujad Muhammad, c'è Muhammad, al yujad Muhammad. Facciamo finta che la persona ci dice attenda in linea, ce lo può dire in due maniere, intaver ala al khat, proprio letteralmente, intaver. Aspetta, ala al-khat, sulla linea, khat vuol dire linea, intadhar ala al-khat, o ce lo può dire in un'altra maniera dicendo un momento per favore, lahza min fadlika, lahza, un momento, min fadlika, please, tipo per favore, lahza min fadlika, non c'è, la yujad. O possiamo dire Muhammad ghair mawjud. Ghair mawjud non è presente. In realtà vuol dire non c'è. Muhammad ghair mawjud. O la yujad Muhammad. Non c'è Muhammad. La yujad Muhammad. O Muhammad ghair mawjud. Noi rispondiamo vorrei lasciare un messaggio. Urid an atruk risala. Urid, voglio, an atruk, lasciare, risala, un messaggio, urid an atruk, risala, ok? Ora, diciamo che la linea è occupata, si dice mashghul, linea è occupata, al khat mashghul, e sì, lasciamo un messaggio, e... Cosa ci serve anche? Penso che quello. Abbiamo lasciato un messaggio, abbiamo chiesto della persona. Sì, basta il saluto finale. Penso di sì. Allora, se lasciamo un messaggio, è shukran, grazie, ma'assalama e arrivederci. Quindi credo che non ho dimenticato qualcosa importante di hatif, telefono, raqam hatif, numero di telefono, khat, linea, risala, messaggio, mashghul, occupato. Possiamo anche chiamare qualche persona e mi viene la segreteria telefonica che mi dice al khat mashghul, riprova più tardi. Ittasil vuol dire chiama. Lahiqan, più tardi, ittasil lahiqan, e sempre c'è un min fadlika in fondo, per favore. Ittasil lahiqan, min fadlika, richiama, riprova più tardi, per favore, ittasil lahiqan, min fadlika, shukran. Ok, spero che vi è piaciuta questa lezione di arabo con me, ma, e ci vediamo nella prossima lezione di arabo con me, ma. Ma'assalama, kiss, un bacio, busa, ciao!